Noi non ci abbiamo parlato con Daniel, sicuramente a gennaio l'abbiamo cercato ed è stato veramente ad un passo dal venire a Pescara. Adesso il Frosinone è comunque retrocesso e credo, se io fossi il presidente del Frosinone, che Daniel col Frosinone in Serie B me lo terrei tutta la vita a Frosinone, a meno che non voglia diciamo stravolgere tutto, cambiare le facce e ripartire con un altro gruppo, allora ci potrà essere la possibilità. Noi sicuramente ci dovremmo muovere per trovare un paio di attaccanti importanti, perché comunque lì siamo carenti. Sugli esterni abbiamo preso un ragazzino che forse nessuno di voi conosce, ma è un ragazzino molto forte, che abbiamo preso a scadenza dal Catania e nell'ultimo anno, non avendo voluto rinnovare il contratto col Catania, non l'hanno fatto proprio giocare mai, si è solo allenato, che è Di Grazia. Brugman è il capitano del Pescara, quindi per quanto ci riguarda per me può rimanere fino a quando smetti di giocare a Pescara. È chiaro che però l'aspettativa di un giocatore come Brugman, arrivato a 27 anni, è quella o di fare il salto oppure di decidere di stabilirsi una volta per tutte con una società a Pescara. Che si stabilisce qua. A Pescara lui sta benissimo, a noi il ragazzo sta benissimo, quindi non c'è motivo perché... Però poi dopo c'è il mercato può significare anche una Serie B importantissima che gli offre il doppio di quello che paghiamo noi, e a quel punto non è che puoi fare più di tanto. Credo che Borrelli partirà in ritiro col Pescara, la Juventus così come l'Inter e altre tre squadre di Serie A ci hanno chiesto e sicuramente prenderanno un altro attaccante del Pescara che si chiama Cerri. Se c'è un qualcosa che mi è dispiaciuto quest'anno è di non aver potuto vedere almeno un esordio di questi ragazzi nella prima squadra, e quindi un'altra lezione che abbiamo imparato e che sicuramente porteremo avanti: la rosa della prima squadra sarà formata da 17-18 giocatori, i portieri, e poi bisogna lasciare lo spazio a 3-4 ragazzi che di volta in volta gireranno nella prima squadra. Sicuramente era un qualcosa che già era in agenda, cioè quello di incontrarci per capire se questo progetto lo dobbiamo portare avanti, abbandonare, se ci sono gli estremi per riprendere il vecchio. È chiaro che se non ci sono gli estremi per farlo, può darsi uno che anche pensa di... Anche perché c'è un piccolo problema di base. Noi siamo il paese delle deroghe, no? Facciamo i regolamenti e poi deroghiamo perché quello non è pronto, quell'altro non è pronto. Ma prima o poi arriverà, siccome non dipende da noi ma dipenderà dalla FIFA, arriverà la FIFA che ti dice che così come non si può giocare più negli stadi dove c'erano i velodromi, non puoi giocare più negli stadi dove c'è la pista atletica, e quindi tu sarai costretto ad andare a giocare da un'altra parte. Saranno 2 anni, 3 anni, ma tanto arriverà e succederà, perché questo è quello che vogliono a livello mondiale, giustamente, perché noi siamo il paese che è più indietro di tutti nelle infrastrutture.